17.915. Questo l'ammontare dei tamponi rapidi eseguiti durante l'ultimo fine settimana nei 5 comuni della provincia di Chieti che hanno aderito all'iniziativa di screening per il coronavirus. 76 positivi che sono tutti asintomatici. Chi infatti presenta sintomi influenzali non può recarsi nei luoghi dove si effettuano i test di massa. In particolare 948 test a Fossa Cesia per 0 positivi, 4.401 test a Lanciano dove i positivi sono stati 18, 4.641 Ortona per 5 positivi, 0 positivi su 163 test nelle scuole di San Salvo e 5.388 test a Francavilla al Mare dove i positivi sono risultati 25. Weekend di screening anche a San Giovanni Teatino, dove il sindaco Marinucci ha disposto tramite ordinanza la chiusura delle scuole. In Abruzzo il numero delle classi attualmente in quarantena è ben oltre quota 100. Noi abbiamo fatto in 2 giorni e mezzo, quindi nella giornata di sabato 30, domenica 31 e questa mattina 2.840 tamponi. Devo dire di questi 2.840 che quasi 500 sono di persone non residenti su San Giovanni Teatino che gravitano su San Giovanni Teatino, lavorano qua e passano gran parte della giornata qui a San Giovanni Teatino. 41 sono stati positivi riscontrati, il 50% sono cittadini di San Giovanni Teatino e ci tengo a precisare che questi soggetti riscontrati positivamente sono tutti asintomatici. Il dato ufficiale di questa mattina, quindi prima che iniziavamo a fare il screening della giornata, abbiamo 122 positivi e 134 persone in quarantena. Ovviamente nella giornata di oggi ne abbiamo trovati altri 4, quindi andremo di sostanza a 126 positivi nel comune di San Giovanni Teatino. Noi abbiamo ad oggi 8 classi in quarantena nei vari circoli di San Giovanni Teatino. Per motivi che poi alla fine sono stati rilevati attraverso le linee di contagio. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, però è evidente che sulle scuole probabilmente il fenomeno trova tranquillamente la possibilità di riprodursi. Sicuramente dobbiamo stare molto attenti a questi fenomeni, aspettiamo che la Regione Abruzzo prenda un provvedimento, io mi sono sentito costantemente col governatore, con il direttore regionale della protezione civile e devo dire che mi sono anche un pochettino lamentato perché noi stiamo facendo delle operazioni che riguardano i cittadini di San Giovanni Teatino, però ci siamo trovati a dover assistere e servire anche persone dell'area metropolitana e 500 persone non sono poche, lo stiamo facendo con il personale del COC comunale e con una serie di volontari che voglio ringraziare. In base all'andamento dei contagi, l'ASL ha suggerito ai comuni di Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino di proseguire l'iniziativa di screening almeno fino al prossimo venerdì.